Buongiorno gente, parlo piano perché sono tipo le 6:30 di mattina, Frank dorme ancora. Mi sono svegliato circa un'ora fa, ho preparato, potete vedere il casino che c'è in mia stanza attraverso lo specchio, non ve lo faccio vedere perché è un bordello. Ho fatto le valigie ieri sera, come avete visto nel video che è uscito qualche giorno fa. Ho finito, sono ufficialmente pronto a partire, sono anche un pelo in ritardo, come è giusto che sia dato che sono un perfetto ritardatario, non voglio smentirmi. E andiamo. Valigia 1, zaino e sacco con la roba che non stava né nello zaino né nella valigia. Let's go. Bene. Bagagliaio pieno e ci deve stare ancora tutta la roba degli altri. Tutta quella roba, più questo zaino ce l'aveva addosso e li ho portati giù in un giro solo e mi sta cioè, ho sudato, morto già di prima mattina, così non è bello. Per fortuna ho la mia Red Bull, perché sto per crepare. Il meeting è a casa di Cesare, quindi adesso mi dirigo là. Dovrebbe arrivare anche Tonno accompagnato da sua madre con Fede in macchina. E poi partiamo. Prima tappa sarà trovare un benzinaio vicino alla frontiera con l'Austria che ci venda una specie di adesivo che va attaccato al vetro, perché in Austria nelle autostrade non si usa il telepass, non ci sono caselle e cose del genere, credo. Ma bisogna avere sto adesivo qua, che è tipo una tassa, no? Che paghi per poter girare poi in tutte le autostrade. Ah giusto, per chi non ha visto i video precedenti, stiamo andando a Kitzbühel in Austria, in mezzo alle montagne. Staremo là una settimana per poi tornare, dormirò qua una notte e ripartirò il giorno dopo per l'isola d'Elba. Speriamo che Frank sopravviva 2 settimane senza di me. Poi quando io torno va via lui, quindi festa, sempre soli. Che schifo la vita. Bella Chicchi. Grazie. Bella. Carichi? Non ci sta niente in questo. No, io ho già il bagagliaio pieno. Veramente? Sì. Sei pieno. Ma cosa ci hai messo? Porca. Ma cos'è questo? È la telecamera che vuol tonno. Bagagliaio stracolmo di roba che probabilmente non si chiuderà. E anche dietro è colmo di roba. E Tone non ci sta. Aia, mi sono perforato un braccio. Ci stai? Sì, no, beh, ci sto, dai. Però devo dormirci. Stretto 5 come una sardina. Partiti. Dobbiamo farci una cosa tipo dalle 5 alle 7 ore di viaggio, colmi di roba in mezzo, che non ci stiamo. Io ho sta cosa tra le gambe che mi sta perforando, con un ginocchio che sta andando in cancrena lì. E a posto, carichi così. Bene. To prega. Abbiamo messo la benzina al posto del gasolio dentro la macchina. Partiamo bene. Io non parlo. Non piangere però. Cercando su internet abbiamo visto che è fortemente sconsigliato accendere il motore quando anche è stata inserita poca benzina in un motore a gasolio, perché in questo caso abbiamo messo solo 2 litri, quindi poca roba. Però dicono che anche se ce n'è poco, il motore rischia di rompersi e sono più di 1000 euro di danni. Quindi siamo bloccati qua al momento, non possiamo spostare la macchina. Sono entrati un secondo i ragazzi a chiedere cosa dobbiamo fare. Probabilmente dovremo chiamare un carro attrezzi che ci porterà da qualche parte per lavare il motore. E a quel punto forse possiamo partire. Speriamo. Il problema, ragazzi, è che Nelson è contentissimo che... Perché faccio un sacco di views. Esattamente. No, vabbè, sto cercando di non far sentire in colpa Cesare. In questo momento ognuno di noi ha il telefono con proprio padre. Tone papà Tonno, Cesare papà Cesare, Fede sta non so facendo cosa, io sto provando a chiamare mio padre. Perché il benzinaio qua ci ha detto che possiamo mettere dentro il gasolio, vaffanculo, e partire, il diesel. Però internet dice di chiamare un carro attrezzi, quindi adesso dobbiamo decidere. Perché rischia di spaccarsi tutto, se si spacca che siamo in autostrada è peggio. Papà Cesare detto sti cazzi, sì. Mettetela comunque. E papà Fede cosa ha detto? Papà Fede ha detto prova a fare il pieno, non so cosa possa succedere, non... Dai, lui sarà tranquillo. Dai, tentiamola, ragazzi. Se ci si spacca in autostrada, faccio un botto di views. Papà Tonno, sentiamo il buongiorno, parere. Mi serve papà Tonno, esperto di macchina. Parere tecnico, perché abbiamo fatto un danno. Cesare ha messo in un'auto a diesel della benzina. 2 litri. 2 litri. Lui dice rischiare e fare il pieno. Top, andiamo allora. Si spacca di dietro da solo. Ci siamo, questo è il momento cruciale. Ha acceso la macchina, l'ha accesa. Adesso l'hai fatto a segno della crocina. Per ora si muove, tra un po'. La cosa buona almeno, se vogliamo vedere un lato positivo, è che la macchina non esplode, ma al massimo si blocca. Per ora la macchina sta funzionando. Noi siamo in autostrada direzione Brennero. Eh sì, ragazzi, abbiamo scoperto che il Bologna, quindi la squadra di calcio della nostra città, è in ritiro a Kitzbühel, dove stiamo andando. Città che non hai mai cagato in vita tua. Sono andato allo stadio tutto un anno. Comunque, tutto un anno per finta per mangiare i tortellini comunque, e basta. Comunque, è in ritiro a Kitzbühel, quindi Fede ci obbligherà, nonostante non ce ne freghi un cazzo, andare a vedere la partita con lo Schalke 04. Adesso pausa, buongiornissimo, caffè. Caffè. In realtà sembra che siamo stanchi, morti, ma è soltanto perché siamo comodi in macchina. In realtà penso non siamo ancora usciti dall'Emilia Romagna, probabilmente. Ah, e poi siamo impanicati che esploda la macchina. Esatto.
Iniziano a vedersi le prime montagne, che direi che è un buon segno. Seconda tappa benzina per mettere altro diesel nel serbatoio con la benzina dentro, così da iniziare pian piano a sostituirla del tutto. Gli altri vanno dentro a cercare di comprare la vignetta, che è il patacco da attaccare al vetro per entrare nelle autostrade austriache. Oggi davano bollino nero e in effetti c'è bollino nero, perché guardate la strada com'è ridotta, cioè quella è tutta fila ed è tutto bloccato fino all'infinito ed oltre. Siamo fottuti, non arriveremo più. Purtroppo mo tocca a me guidare perché Cesare è stanco. È comodo lì dietro. Ma merda! Aiuto! Aiuto! Arrivati a Kitzbühel, adesso ci apprestiamo a parcheggiare. Magari fossimo arrivati a Kitzbühel. Io intanto faccio Snapchat mentre guido. E bella chicchi del vloghino, e sono il chicco del vloghino, e qui c'è l'altro chicco del vloghino. Tarallini? Tarallini? Ci sono i tarallini, devo mangiare i tarallini, ciao. Mi sa che mangi tarallini. Hai sul microfono? Eh? Vecchio, dovreste picchiarvi. Laggiù c'è il casello, stiamo uscendo dall'autostrada italiana, probabilmente per entrare in Austria, siamo in fila. Abbiamo passato il casello, non siamo ancora in Austria perché non abbiamo visto la dogana, la frontiera. Però può essere che in realtà ci siano già, non lo so. Come va il viaggio, ragazzi? Staccante. Oh, vabbè, è passato. E che bello qua. Che bello. Ragazzi, siamo dei cretini perché siamo... Ma tu sei un cretino. No, ci potevate pensare tutti. Siamo entrati in Austria e quindi non abbiamo più internet. Non abbiamo quindi più un navigatore e non sappiamo dove cazzo andare. Mi fermo. Siamo fermi a una stazione di servizio che vanno a cercare una mappa, qualcosa per orientarci. Io vado a fare la pipì. Ah, ok, scusa. Questa comunque è la vignetta di cui vi parlavo. L'adesivo che serve per girare nelle autostrade tedesche. No, tedesche, scusate, austriache. E l'abbiamo pagato 8 euro e vale 10 giorni. Noi siamo a Matrai, non so che cazzo. Arriviamo su, usciamo Innsbruck Sud. Continuiamo su questa superstradona. E come cacchio si chiama l'altra uscita che non mi ricordo? Wörgle. Usciamo a Wörgle. Kitzbühel. Ripartiti. Ok, siamo usciti dall'autostrada, ci sono già i cartelli Kitzbühel per fortuna e inizia a sentirsi l'Austria. L'odore che di vive merda nella di terra. Vacca. Sì! Siamo arrivati a Kitzbühel! Sonno? C'è proprio acceso. Siamo quasi arrivati, dovevamo arrivare secondo la tabella di marcia per mezzogiorno, ma tra la macchina e il casino a benzina, il traffico che comunque ce n'era, sono quasi le 3 e non abbiamo ancora pranzato, però siamo quasi arrivati, quindi siamo contenti. Il problema è che non abbiamo idea di dove sia il posto dove dobbiamo andare a dormire, non abbiamo il navigatore e quindi siamo un po' persi, ma ce la faremo, ce la faremo. Siamo proprio in Austria qui, siamo proprio in Austria. Un UFO! Si prospetta una bella esperienza. Tanto mi sono appena accorto di aver lasciato il coso che si attacca qua per il treppiede, che si attacca poi la videocamera. Quindi fondamentalmente il treppiede è diventato inutilizzabile, dovrò stare a mano libera. Però vabbè, ce la faccio comunque. Siamo arrivati, abbiamo già preso le chiavi, non vi ho fatto vedere l'ingresso perché avevamo un po' paura. E ci hanno fatto vedere tutta la struttura che è molto bella. Adesso entrerete con noi, ve la faccio vedere. Siamo comunque in mezzo... Di là c'è la città, di qua invece tutto verde. E lì prima c'era anche un'anatra che nuotava. Scarichiamo la macchina e entriamo.